Ciao ragazze, come preannunciato alle amiche del blog, questo mese comincio una collaborazione con la Jade Minerals. Jade Minerals è una marca di make-up minerali e corrisponde alla vecchia Minerals Will Work For You. Ora, questo è un vecchio barattolino di cipria, vedete? Minerals Will Work For You. I nuovi invece sono così, con la scritta Jade Minerals. Ed è cambiato anche il dispositivo erogatore di prodotto perché prima avevamo dei semplici buchetti per far uscire il prodotto, così. Adesso invece abbiamo un nuovo sistema di chiusura, secondo me è molto più pratico perché si ruota la plastichina. Tramite questa levetta e si fa fuoriuscire il prodotto che si desidera. Quindi non ci sono più sprechi di prodotto, non trovate all'apertura dei barattoli tutto il prodotto sul tappo o che vi cade addosso per terra, come mi è successo tante volte, ma dosate voi la quantità desiderata. Ok, allora, make-up minerale, vorrei un attimino introdurre il discorso del make-up minerale. Il make-up minerale è un make-up completamente naturale, non contiene conservanti perché, appunto, essendo dei minerali, non permettono la proliferazione dei batteri. Quindi mi raccomando di tenerli però sempre asciutti. Non contengono talco, non contengono siliconi né paraffine, quindi fanno respirare la pelle, non sono comedogeni. Per quanto riguarda la coprenza è modulabile, per esempio fondotinta. Se lo usate così in polvere avrete una coprenza più naturale rispetto che usato col pennello bagnato. Oppure se lo usate in crema, vedete, io lo mischio alla crema idratante. Potete decidere voi se aggiungere più prodotto e quindi avere una coprenza maggiore oppure avere una coprenza molto più naturale, molto più leggera, mettendo meno prodotto. Il risultato sarà sempre comunque naturale perché questi pigmenti non hanno il difetto di fare l'effetto mascherone, poiché non contenendo siliconi non hanno quella caratteristica effetto cerone. Ok, un altro aspetto positivo è soprattutto gradito a chi ha la pelle grassa, è il fatto che opacizzano. Essendo appunto delle polveri, assorbono il sebo in eccesso, per cui vanno benissimo in estate, chi ha la pelle grassa, chi ha la pelle mista, tendente ai brufoletti, chi ha la pelle secca. Consiglio di aggiungerla la crema idratante oppure di utilizzarlo bagnato, sempre sopra la crema idratante. Per quanto riguarda i diversi utilizzi, sono molteplici perché noi abbiamo delle polveri specifiche per il viso, quindi il fondotinta, la cipria, però possiamo benissimo mischiare al rossetto, allo smalto e altri pigmenti, chiamiamoli ombretti, che sono questi, e crearvi così i vostri rossetti personalizzati o i vostri smalti. L'importante è che non riportino la scritta Not Lip Safe, Not for Lip Use. Eccola qua. Not for lip use. Questo significa che sulle labbra questo prodotto non si può utilizzare, quindi attenzione alle etichette. Dunque, tutti questi prodotti li trovate sul sito Jade Minerals, sotto vi metto il link. Ho intenzione di fare diversi tutorial, sia per quanto riguarda il make-up, sia per quanto riguarda i diversi utilizzi di questo prodotto minerale. Quindi vorrei mostrarvi i pennelli che uso, il modo in cui applico,
e anche i diversi risultati in base alla, appunto, base applicata sotto i pigmenti minerali, perché cambiano in base alla luce, in base alla base, in base all'uso asciutto bagnato. Mi stavo impaperando. Quello che io adesso, per esempio, è un make-up fatto con i trucchi minerali. Accendo la luce e si vedranno molto di più i riflessi dorati. Ma in realtà la base di questo ombretto è lilla, per cui dipende dalla luce, cambia colore. Quindi in questo video io vorrei voi nei commenti mi scriveste tutti i dubbi, le domande, le incertezze che avete in merito al make-up minerale ed io cercherò di rispondere sia direttamente sotto il video sia con altri video se magari escono degli argomenti interessanti per più persone. Ok? Quindi alla prossima, ci vediamo col prossimo video. Ciao!